Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Questo è il video che tutti voi aspettavate con ansia, quello dedicato alla mia collezione di Monster Energy. Sarà davvero uno spasso, quindi mi raccomando, mettetevi comodi e iniziamo subito. Prima di iniziare però vorrei ringraziare tutti voi per il supporto e le splendide foto che mi avete inviato su Instagram. Siete davvero grandissimi, sono contento come questa mia passione si stia diffondendo in modo capillare in tutta la community di YouTube e non solo. Quindi ora voglio che mi scriviate sotto nei commenti quante lattine di Monster avete con l'hashtag Tuccio Energy. Vi aspetto! Come non si può non partire da loro, le classiche lattine di Monster Energy, da dove è nato tutto, dagli albori, dall'origine di questo celebre marchio, le standard frizzanti dolce al sapore di guaranà. Partendo proprio con la Monster Energy classica italiana da mezzo litro, dallo scoo 10-20 per la precisione, quindi una lattina classica, fenomenale e davvero strepitosa. Non possiamo di certo tralasciarle perché nel tempo sono state revisionate sotto molteplici formati. È davvero qualcosa di splendido come la Monster Energy si sia evoluta e sia stata commercializzata in modo capillare in diversi modi. Poi abbiamo quella nel formato più piccolo, 355 ml per la precisione. Questa allo scoo 0,18. Poi ne ho un'altra, sempre uguale, dove cambia praticamente lo scoo. Questa qui è 0,1,17. Quindi sì, abbiamo delle lattine uguali, ma in realtà hanno delle piccole similitudini. Dopodiché aumentiamo un pelo il formato con la Monster Mega. Monster Mega da 553 ml, davvero strepitosa, molto molto bella. Non è altro che una standard, ragazzi, cambia solo il formato e alcune scritte. Dopodiché abbiamo la sua versione revisionata, a parer mio una delle lattine più belle. Guardate che strepitosa questa Monster Import. Delle illustrazioni davvero iconiche, celebri, bellissime, stupende. Davvero senza parole, questa qui davvero la adoro un sacco. Dopodiché cambiamo nazionalità, ci dirigiamo in Giappone ed ecco qui la bottiglietta di Monster Energy in alluminio, davvero strepitosa. Questa qui è stupenda, davvero niente male, con tutte le scritte in giapponese nella collezione, sia per la sua forma che per altro, fa una grandissima figura. E dopodiché abbiamo un'altra lattina particolare, non sapevo se catalogarla tra le standard o le sugar free, ma siccome è bella e fa contrasto l'ho messa qua. Stiamo parlando della Monster Unleaded, questa lattina risaliente al 2010 è davvero uno spettacolo. Il fondo grigio a parer mio è spettacolare con il logo di colore verde. Davvero stupenda questa Unleaded, mi raccomando, le recensioni le trovate come sempre nelle playlist. Per ora ne vedete solo 4, però loro non vanno di certo eclissate. Sappiate che in commercio ce ne sono un sacco e prima o poi riuscirò a collezionarne il più possibile. Stiamo parlando delle Monster senza zucchero, absolutely zero, zero sugar, dalla più vecchia alla più recente, con dei formati davvero singolari. La prima, venduta anche in Italia,
Questa qua però è statunitense, la Monster Energy, con questo suo design che ricorda una Rehab. È davvero strepitosa, la 473 ml, è una delle lattine più vecchie che ho portato sul canale. Dopodiché abbiamo questa versione dell'Absolutely Zero, davvero particolare, classica, da sempre conosciuta, vista e rivista, ormai sostituita da questa versione qui, che come potete vedere ha dei colori più accesi, qualche piccola rifinitura a livello di layout, però bene o male sono simili. Poi l'ultima, direttamente dal Giappone, non si smentisce mai, eccola qui, questa da 355 ml con le scritte in giapponese e con un design tutto suo, davvero particolare e strepitosa. E queste sono le Monster Absolutely Zero. Adesso direi di passare subito alle Ultra. Queste, ragazzi, sono talmente tante che non riesco nemmeno ad inquadrarle tutte. Le Monster Ultra, adesso le vedremo e le conteremo insieme, perché al di là di quelle che si vedono qua sul fondo, ce ne sono delle altre che sono tra virgolette aggiuntive. Partiamo innanzitutto con la Monster Ultra Citron, davvero carina, questa italiana, veniva commercializzata per l'appunto qui e anche altrove, da mezzo litro. Sappiate che le Ultra che possiedo, a parte le ultime recenti, sono tutte da mezzo litro, quindi europee. Sto cercando anche quelle statunitensi dal formato più piccolino. Quindi la Citron, la Ultra Sunrise, anche questa strepitosa, la Ultra Red italiana, questa ce l'ho praticamente con lo SKU 0417, e poi ne ho una seconda che è uguale, cambia lo SKU 111.8B, quindi le ho anche per lo SKU. Poi ne ho una inglese, Ultra Paradise, e poi ne ho un'altra con la scritta zero zuccheri, che invece è italiana. Quindi al di là dello SKU cambia anche la nazionalità. Dopodiché ho la Ultra Blu, questa è una delle mie preferite. La Ultra Violet, ognuna poi ha il suo design. La Ultra Black, anche questa mi piace molto. La Ultra White, ho questa versione qui. Dopodiché ho la versione con su scritto zero zuccheri, sempre italiana, cambia lo SKU e le scritte. E poi la versione piccola, da 355 ml. Dopodiché abbiamo la Ultra Rosé, questa formato americano. La Ultra Fiesta, anche questa davvero strepitosa, in lingua italiana da mezzo litro. Ma poi ho anche la versione statunitense, dove cambia il colore della linguetta e ovviamente il formato e la lingua. Dopodiché ho un'altra Monster Ultra Fiesta, ma questa è la versione mango. È la versione appunto con le scritte in inglese, Zero Sugar, ha scritto Ultra Fiesta Mango e poi ha il logo con i motivi per l'appunto arancioni, quindi singolare. Dopodiché abbiamo la Monster Ultra Watermelon, bellissima anche lei. E per concludere col botto abbiamo la Monster Ultra Gold. Sappiate che di questa qui, vi spoilerò fin da subito, mi arriverà la versione Sale Sample, quindi sapete benissimo cosa sono, ne ho parlate sul canale, altrimenti se non siete a conoscenza dell'argomento vi invito a vedere il mio video dedicato che vi lascio in descrizione. Farò un confronto davvero strepitoso. Quindi ragazzi, queste erano le Ultra, direi di passare alle Java. Anche qui ragazzi c'è tantissima tantissima roba, le Java sono qualcosa di stupendo, le lattine che in alcuni contesti adoro di più rispetto ad altre. E che dire, partiamo subito con la prima, la Monster Mocha Loca, davvero particolare, la Monster Salted Caramel, cambia appunto la tonalità.
e così la Min Bean. Queste tre lattine fanno parte di un set davvero particolare, unico, dove praticamente abbiamo lo stesso caffè arricchito però in modi diversi. Ad esempio la Salted Caramel ha il caramello, mentre la Mocha Loca è un vero e proprio caffè. Poi abbiamo la Vanilla Light, anche questa molto bella, una delle mie java preferite, la Swiss Chocolate, sia per design che per gusto. La Monster Farm Eroat, statunitense, e la Monster Farm Eroat canadese. Vedete che cambia appunto il design. Poi abbiamo la Monster Triple Shot French Vanilla e la Monster Mocha Triple Shot, questa volta appunto dal colore rosso. Entrambe sono le ultime java uscite di recente. Poi abbiamo la Irish Blend, ve l'ho tenuta per ultima perché è fighissima nel suo design, così come la Kona. Però no ragazzi, non finisce qui. Chi mi conosce sul canale sa che ho recensito una rarità eccelsa, ed eccola qui, la Monster Russian. Questa lattina dal valore di oltre 100 euro, l'ho recensita per voi, quindi mi raccomando, anche qui le recensioni le trovate sempre in descrizione. Questa è davvero strepitosa, ne approfitto per illustrarla, ed è qualcosa di stupendo. Un mio cavallo di battaglia che adoro un sacco, una delle mie lattine preferite. Ragazzi, sempre rimanendo in ambito del caffè, abbiamo le Espresso e la Xpresso. Sono lattine differenti, anche se entrambe a base di caffè e hanno una sorta di assonanza a livello di pronuncia. Però ragazzi, le Espresso sono queste qua, piccoline, da 250 ml, però sappiate che sono super concentrate, sono molto molto buone. Hanno un design diverso, molto lavorato, molto stuzzicante rispetto a ogni altra lattina che troviamo sostanzialmente in commercio, molto molto lavorata. Abbiamo quella rossa, classica, quella azzurra alla vaniglia e quella viola al caramello. Un po' come la Min Bean, la Loca Moca e la Salted Caramel, solo che sono degli espresso più potenti. E poi eccola qui, la lattina dei miei sogni. Questa lattina arriva direttamente dal 2010, siamo dovuti andare indietro nel tempo per recuperarla, e in 9 anni non sono mai riuscito a provarla. L'ho acquistata solo recentemente al prezzo di 65 euro, davvero strepitosa questa Monster Hammer Espresso. Veniva venduta in Italia, infatti questa è italiana, e ci ho dedicato un video intero, quindi ragazzi anche lì sapete, la playlist è piena zeppa di contenuti. Le Juiced, quanto sono colorate, quanto sono tropicali. Ebbene, qua abbiamo quelle iconiche, quelle status, ma adesso le vedremo con calma tutte. Partiamo dalla Pipeline Punch. Questa qua è la versione italiana, ma ragazzi, maniaco quel che sono, o anche quella inglese. Con il simbolo delle sterline qua in alto. Non finisce qui. Abbiamo la Pacific Punch. Questa è estera, anche lei è inglese. E poi ho anche quella italiana. Ovviamente non me le faccio scappare perché sono fuori, sono matto. Pensate quello che volete. Ma adoro collezionare lattine. Poi abbiamo la Monarch. Questa è europea. E poi abbiamo la versione statunitense, più piccolina anche ovviamente nel formato, che è la Papillion. Questa qua è davvero strepitosa. È uguale a quell'altra, alla sua gemella europea. Appunto cambia il formato, il colore della linguetta e qualche piccola peculiarità. Ragazzi, le Mango Loco. Di Mango Loco ne ho tipo 5, ragazzi, vi giuro, ne ho 5 diverse. Ho questa qua, che ha come SKU 0620. Poi ho un'altra versione, ancora più vecchia, uguale, cambia sempre lo SKU, 0219. Poi ho la versione statunitense,
cambia la linguetta, il formato, tutto da 473 ml, quindi anche qua tanta tanta roba. Abbiamo quella italiana da 355 ml e poi abbiamo quella inglese piccolina da 250 ml, questa molto molto carina. Cioè, ne abbiamo veramente tante, il bello è che le abbiamo recensite tutte. Adesso passiamo alla Ripper. Ripper inglese, prezzo in sterline, Ripper inglese. Poi magari se mi gira prenderò anche quelle statunitensi, dato che cambia il formato. Andiamo indietro nel tempo, la Ripper era così, nera col fondo giallo, old version, e andiamo ancora più a ritroso con la versione antecedente agli albori, questa qui, Ripper, bellissima, la migliore secondo me in assoluto, questa molto molto vecchia. Adesso passiamo alla Mixed e anche qui dobbiamo fare dei salti evolutivi allucinanti, questa è quella più recente. Poi abbiamo questa versione di intermezzo, tornando indietro ovviamente, fondo nero, logo viola e poi una delle lattine preferite a livello di design, quella che adoro di più. Questa mi è costata la bellezza di 60 euro, la Mixed Old. Questa vale un sacco, è molto bella e strepitosa. La versione, diciamo, più vecchia in assoluto. Poi Monster Chaos. Questa qui è davvero strepitosa, molto molto bella. Ed è quella statunitense con la linguetta arancione. Tornando invece indietro nel tempo, ho anche la versione old, quindi con questo design qui. Dopodiché ho la versione piccolina giapponese, ripeto, non si smentisce mai da 355 ml. Scritte ovviamente in giapponese, formato diverso, però classica classica. E per finire, uscita assieme la Papillon, anche la Chaotic, ovviamente statunitense, quindi ragazzi, formato e linguetta. Direi di passare ora alla prossima categoria. Ragazzi, ed eccoli qui in tutta la loro cattiveria, le Monster Rehab. Guardate che bellezza, sono qualcosa di stupendo, dei tè dai gusti più disparati e talvolta anche unici. Partiamo da quelli più standard. Eccola qua. La prima è la Monster Rehab Lemon. Come dice il nome stesso, sa appunto di limone. Questa praticamente è venduta pure in Italia, quindi molto particolare, molto buona, classica come tè. Poi abbiamo la versione al tè verde, anche questa è comunque classica perché tè al limone, tè verde, tè alla pesca li troviamo comunque commercializzate all'interno dei supermercati, davvero strepitose, sono esplosive, guardate che belle. E adesso arriviamo ad una un po' più singolare. Questa mi piace tanto, è la mia rehab preferita, ovvero la Pink Lemonade. Praticamente è tipo pompelmo rosa, ragazzi, però è davvero strepitosa perché è un tè stupendo. Tra l'altro questa versione qui è old, quindi è vecchia. Troverò anche la versione successiva, quella nuova. Sempre Pink Lemonade è, ma è bello avere queste rehab dai colori e nelle versioni più disparate. Poi abbiamo questa qui che è un tè al lampone e anche qui andiamo veramente a sfociare in cose che in Italia sugli scaffali dei supermercati non abbiamo mai visto, quindi questo tè al lampone è la Roseberry Tea. E poi abbiamo la sua versione old al tè rosso, la Rojo, e cambia appunto il design, è diverso. Dopodiché abbiamo un'altra standard, quella alla pesca, Peach Tea, quindi un classico tè alla pesca. Questo mi piace molto a livello di sapore, la Monster Orangeade, versione nuova del 2019, e poi abbiamo la versione old del 2012, le ho recensite entrambe. Per concludere in bellezza con la Rehab White Dragon, lattina da 50 euro, davvero strepitosa, assurda, assurda, assurda. Questa lattina qui è davvero un bel pezzo da avere nella collezione.
E adesso direi invece di passare alle Dragon Tea, ragazzi. Le Dragon Tea sono qualcosa di stupendo. Abbiamo prima di tutto quella al tè verde, ovviamente questa statunitense, infatti il formato è da 458 ml. Poi abbiamo la versione al yerba mate, quindi dorata, anche questa bellissima con i draghi, anzi col drago è uno solo. E poi abbiamo la versione invece white tea, tè bianco, anche questa col drago, strepitosa. Della white tea abbiamo anche altre versioni. Ne ho una che praticamente ha degli errori di stampa, quindi è misprint. L'ho pure provata. Infatti se vediamo qua in alto mancano delle stampe nella descrizione, insomma è misprintata, quindi ha degli errori di stampa, quindi col tempo potrebbe valere. Poi abbiamo la versione canadese che ricorda molto la Rehab, però ci ho fatto un discorso perché il valore di entrambe è praticamente un abisso, un divario tra loro, quindi è da appuntare, ma ci ho dedicato un video a parte. E questa qui è la Dragon Tea, appunto canadese. Dopodiché ho l'ultima, la versione brasiliana, che è praticamente un normale tè al limone, ma è bellissima, così è stupenda. Quindi anche con i tè a marchio Monster abbiamo finito con questa belva. Ragazzi, ed ecco qui delle lattine assai esileranti, ma nel vero senso della parola, dal punto di vista letterario, queste lattine sono arricchite con gas esilerante per dare una forza, una carica in più a tutti coloro che le bevono per far fronte alle giornate più dure e faticose. Ebbene, partiamo subito con la Max Super Dry, questa lattina qui davvero strepitosa, ormai discontinued perché sì ragazzi, è stata sostituita dalla Monster Nitro. Questa è la versione statunitense, ribadisco il formato è da 473 ml, e poi la versione europea da mezzo litro, inglese per la precisione. Quindi ragazzi, le abbiamo davvero tutte, non ce ne facciamo scappare neanche una. Poi tornando alle Max abbiamo la Rad Red, anche lei discontinued, la Mangomatic idem, quindi se le trovate in giro mi raccomando non esitate a prenderle perché potrebbero diventare dei pezzi molto rari. E poi salendo invece di valore, proprio discontinued dal 100%, abbiamo la Solaris e la Eclipse. Poi all'interno di questa collezione ho voluto anche aggiungere la Monster M3 Extra Strength. Di fatto è una bottiglietta in vetro, quindi molto bella, da 150 ml, ma che dà una carica allucinante, davvero abnorme. Il design è strepitoso, poi ha le scritte in giapponese, il tappo davvero carino. Insomma, una bottiglietta davvero stupenda, così in vetro, con tutto il concentrato che vi serve. Quindi ragazzi, queste qua sono le lattine più potenti che abbiamo in collezione. Ragazzi, ed eccole qua le bevande cola a marchio Monster, davvero strepitose, davvero super fighe, rosse, cattive, infernali, oserei dire, di fatto sono così. Abbiamo la versione super cola giapponese, con le scritte così, il tappo in questo modo, ed è una cola a marchio Monster. Poi abbiamo la Monster Assault, anche questa qui molto buona, ha un retrogusto di ciliegia e io personalmente la adoro. Poi ne abbiamo una in un altro formato, sempre Assault E, ma la scritta Fury, ed è diciamo la versione polacca, ed è piccolina, stretta, cambia il formato, è da 355 ml. E di medesimo formato abbiamo anche la Monster Cuba Libre, questa molto molto bella, strepitosa in giapponese pure lei, guardate che bellezza. Una delle mie lattine preferite a livello di design ma anche di gusto, questa l'ho apprezzata un sacco, Monster Cuba Libre ragazzi. Ed eccole qui le edizioni speciali, lattine che non hanno una vera e propria catalogazione e che sono dedicate a eventi oppure a personaggi
univochi, quindi sostanzialmente sono qualcosa di iconico che hanno un loro spazio a parte. All'interno di questa categoria ho messo anche al suo interno la Monster Ginger Brew Mule. Dovete sapere che questa lattina non è né una Juiced, o comunque non sapevo proprio dove piazzarla, dato che ha una categoria a sé. Quindi sì, l'ho messa qui dentro, però appunto era per questa ragione. Comunque molto bella, gusto di zenzero, molto particolare nel design. Dopodiché abbiamo questa lattina molto molto rara da 40 euro, si chiama Monster Gronk ed è dedicata a un giocatore di football americano. Ci sono tre versioni, io ne ho una, ma prima o poi avrò anche le altre due. Un'altra lattina bellissima è quella di Valentino Rossi, davvero speciale, iconica, sicuramente la conoscerete perché questa è stata commercializzata anche in Italia, in quasi tutti i supermercati, ha un design davvero unico ed è strepitosa. Poi ho anche un'altra versione, questa qui ha come SKU 0219, mentre poi abbiamo un'altra versione un po' più vecchia dove ha dei lievi cambiamenti anche di design, con lo SKU 0315, quindi questa è del 2015. Ragazzi, delle lattine strepitose, soprattutto queste qua di Valentino, che è stato un pilota formidabile, ha segnato la storia della MotoGP e che merita sicuramente un suo spazio. Sapete, si è ritirato per motivi personali e lo compatisco, di fatto ha fatto le sue scelte, ha portato a termine in modo davvero impeccabile, strepitoso la sua carriera. Abbiamo qui anche la sua lattina da 355 ml. Poi, sempre un'altra icona del mondo sport motori, abbiamo la lattina di Lewis Hamilton, italiana a 3 stelle, e poi ho anche la versione a 6 stelle americano, ovviamente di questo pilota che è pluricampione di Formula 1, quindi ha una certa notorietà e importanza e anche un bravura e talento. Poi abbiamo una lattina molto rara, questa sembra una normale Monster Energy, ma per i più esperti, incalliti, collezionisti, sapranno che questa in realtà è una Tour Water. Lo vediamo scritto qua, è una lattina che presenta la stessa faccia da ambi i lati, è una lattina del 2010 che appartiene solo a eventi un po' particolari, quindi sostanzialmente una lattina così ha un valore inestimabile, dato che veniva data solo allo staff, alle persone che facevano parte di alcuni eventi o concerti. Capite che ne sono state commercializzate solo un centinaio per evento, perché ne esistono tante di tanti eventi diversi, ma essendo in un numero limitato il loro costo si aggira minimo ai 70 euro, questa per dire l'ho pagata 70 euro, però ci sono anche di più costose. Dopodiché abbiamo altre lattine che non sapevo anch'esse come catalogare, le Hydrosport, queste qua, Hydrosport Super Fuel, che sono degli integratori in bottiglia di plastica. Poi abbiamo questa qua, e infine questa qua azzurra. Sono tutte molto belle. Tenete conto che mi devono arrivare anche delle altre edizioni speciali, una che farebbe parte delle ultra è la Gold Sale Sample, e già ve l'ho detto che arriverà, e dopodiché anche le Monster M100, queste qua sono davvero bellissime. Quindi ragazzi, che dire, restate sintonizzati per nuovi contenuti, perché sicuramente ce ne saranno, poi non saranno di certo gli unici, perché di lattine ne arriveranno sempre e di nuove, quindi non mancate. Che dire ragazzi, questo è il mio video dedicato alla collezione di Monster Energy Drink, però dovete rimanere sintonizzati, promettetelo. Uno, perché ci saranno nuovissime recensioni. Punto secondo, la collezione è in continuo ampliamento, quindi sicuramente di nuove lattine ne arriveranno, soprattutto strepitose, rarissime, quindi ciclicamente continuerò magari ogni tot mesi a fare un video sulla mia collezione, magari una volta ogni 6 mesi o una volta all'anno. Quindi ragazzi, i numeri stanno crescendo, io vi ringrazio per il supporto che mi state dando, perché state facendo tantissimo e piano piano stiamo arrivando a traguardi assurdi. Quindi ragazzi, io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un commento,
un like e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!